Alex Zanardi e Gianni Bugno, insieme al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, sul lungomare liberato dalle auto per presentare la prima tappa del Giro d'Italia 2013 che torna in città dopo 50 anni. Un'occasione per far conoscere ancora meglio ai cittadini la pista ciclopedonale appena inaugurata e per annunciare ufficialmente che il Giro d'Italia del 2013 partirà da Napoli con la prima tappa che si snoderà lungo le parti più belle della città. Davvero è la prima volta che la vedo così da vicino e con questa attenzione, e devo dire che questa strada, questo scorcio è una vera risorsa, lo sarebbe per qualsiasi città italiana. E visto che mi è stato detto che qui solo qualche tempo fa invece era territorio e preda del traffico cittadino, devo dire che insomma secondo me è un'iniziativa estremamente positiva. Chi ha, come posso dire, il privilegio, oltre che il dovere, di gestire le risorse pubbliche debba impegnarsi per fare qualche cosa che purtroppo poi finisce sempre per scontentare qualcuno. Non farla giusta per tutti è sempre difficile, credo però poi a distanza di tempo anche magari coloro che inizialmente erano contro certe iniziative devono poi convenire che per la maggioranza delle persone tutto questo ha portato degli indubbi vantaggi. Ecco, in un mondo perfetto lo so che ci sono mille cose da fare, ma questa mi sembra una delle iniziative che indubitabilmente è comunque positiva. Applauditissimo soprattutto il neocampione olimpico di Londra di handbike Alex Zanardi, che dopo aver fatto innumerevoli autografi e fotografie, insieme all'ex campione del mondo di ciclismo su strada Gianni Bugno, al sindaco De Magistris e a tanti cittadini, hanno percorso il tratto di lungomare da piazza Nazario Sauro alla rotonda Diaz, dalla quale partirà la prima tappa del Giro 2013. È importantissimo per questa città che dopo 50 anni il Giro d'Italia, dopo il 1963, riparta da Napoli. Ho visto le foto di quell'anno quando partì, sono foto belle che fanno parte della nostra città, ci fu un grande entusiasmo. Ma la cosa più bella è che i napoletani con lo sport riescono sempre a dare una risposta forte di entusiasmo e di passione. E poi questi sono esempi di vita, soprattutto Alex Zanardi, voglia di vivere, determinazione e volontà, è veramente un esempio di come lo sport deve significare etica, solidarietà, fratellanza e messaggi importanti per la vita. E poi il Giro d'Italia porta sempre con sé un'immagine importante, positiva, di attenzione, quindi turismo, sport, anche lavoro. Ricordiamolo che con lo sport in un momento di crisi si creano anche tante occasioni di lavoro, soprattutto quando non è una iniziativa all'anno ma cominciano ad essere tante iniziative ogni anno. Questa è una pista molto bella, la via più bella secondo me di Napoli, è stata una scelta molto difficile secondo me ma molto azzeccata, perché qua penso che Napoli abbia un polmone di vita, un polmone molto bello, perché con una vista così non ce ne sono da altre parti.